stiamo assistendo, e queste sono le notizie di stasera, alle barzellette che stanno venendo dalla Lega. La Lega sta cercando sempre più di ampliare, di permeare, di prendere, di allargarsi nella maniera anche più assurda. Ora addirittura siamo ai ministeri che dovrebbero essere trasferiti al nord. E lei continua a piegare la testa, continua a dire di sì, motivandolo poi con delle ragioni logiche. Ma quale logiche? Lei è diventato un pupo nelle mani di un puparo. Questo puparo lo sta tenendo così e ne tira le fila. Ma ritrovi la sua dignità, ritrovi il suo orgoglio. Lei è un uomo potente, è stato un uomo potente, si ritira in buon ordine. Non gliele dia più vinte, anche perché l'Italia è contro di lei. L'Italia non è la Lega. La Lega è il 9% e lei le sta dando tutte vinte ad un partito che rappresenta il 9%. Ma si rende conto di cosa sta facendo? Tutto questo per continuare a mantenere il potere. Ma lei non ha più il potere, perché qualsiasi cosa lei faccia, lei deve sottostare all'ok della Lega. E che cosa comanda più lei? Non sa cosa deve fare. Prenda una decisione, faccia crollare il governo, l'esecutivo, e torniamo di nuovo alle elezioni e veda di affrancarsi da questa cattiva vicinanza, da questa pressante, umiliante per lei vicinanza. Ma come? Ma si sta prestando a questo gioco? Lo diciamo per lei. Guardi, io sono dispiaciuto per lei, perché non posso vedere un elemento che bofonchia, perché non parla, che bofonchia, che straparla, che non sa neppure quello che dice, e ha intorno una pletora di... Lei è diventato uno yes man, non più un uomo potente, e francamente ci sta facendo pena.